E allora, 1-1 e mezza ipoteca sulla qualificazione finale. Visti i tre squalificati pure che avrà il Milan, voi pensate che io sia contento? Voi pensate che io sia contento? Voi pensate che io possa essere contento? E allora siete dei coglioni! Idioti! Non mi conoscete allora? Sono schifato! Salvo solo il risultato! Salvo solo il risultato! Schifato! Porca puttana! Ma è normale! Non fare quasi due tiri in porta, è normale! L'ultima mezz'ora in 11 contro 10 con sto cazzo di fraseggio, non fare un tiro che sia uno in porta! Sempre tecchi, 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 tecchi. Darebbe il gioco questo, è rottura e fracassamento di coglioni questo. Sono incazzato, incazzato, salvo solo il risultato nato da questa sforbiciata, un'invenzione finita sul braccio, ora continueranno, sicuramente ci saranno le polemiche, il braccio, le stanno dando tutti quest'anno. Sarebbe stato un delitto non darlo. Soprattutto dopo non aver dato il rosso a Chessy nel primo tempo, visionato al videocheck, mi dicono, e soprattutto dopo non aver dato il rigore su Cuadrado, un'altra sbracciata a palla lontana, il gomito in faccia. Però non mi appello a questo, vabbè, mi sarei incazzato sinceramente se il terzo episodio, valutato al VAR col videocheck, sarebbe andato nello stesso modo. Mi sarei incazzato, questo sì. Ma questo non toglie il fatto che siamo stati disgustosi. Il Milan ha fatto il suo, tranquillamente, la sua partita la poteva portare in porto tranquillamente. Tranquillamente. Noi abbiamo fatto cagare. Abbiamo fatto cagare per l'ennesima volta e il nostro allenatore sicuramente. È giusto le critiche. Sì, non salvo nessuno. Però prendiamocela anche con questi cazzo di calciatori. Prendiamocela anche con i calciatori. Prendiamocela innanzitutto con il signor De Sciglio, perché marcare così io l'ho visto fare solamente in terza categoria e in una partita del torneo WISP. Solamente lì ho visto marcare come ha fatto De Sciglio. E prendiamocela anche col signor Sarri, che ha schierato De Sciglio. Ebbene sì, ebbene sì. Non si sente la critica, scaccolatore del cazzo, scaccolatore. E allora vattene alle poste, fai quello che cazzo vuoi, vattene a lavorare alle poste. Stai cominciando a essere indifendibile, Sarri. Io sono di quelli che dice aspettiamo, a maggio tiriamo la famosa riga e vediamo, perché esonerare ora è da idioti nel mezzo, non della stagione, del mese cruciale, delle sfide di Champions, di Coppa Italia e di campionato con l'Inter il 1º marzo. Sarebbe da idioti. E ti do la possibilità. Però tu stai fracassando i coglioni, Sarri. Sì, stai fracassando i coglioni. Con tutto quello che veramente io sono quello tra i pochissimi che dice sempre aspettiamo, è giusto, valutiamo a maggio. Ma se comincia a essere indifendibile, comincia a essere indifendibile con questo cazzo di fraseggio del cazzo! Non si può in 11 contro 10 fare tacchi 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 tacchi
Non è possibile. No, non mi fa. Io non so più con chi prendermela. La società è veramente, non ce la faccio più a ripetere le stesse cose, indifendibile per il mancato mercato. Tu sei indifendibile per come cazzo fai giocare. Giocatori che prenderei, ficcherei una coltellata, ma tu di a Desciglio. Oggi pure Quadrato ha scassato la minchia. Veramente, indifendibile. Salvo Dybala, pochi ne salvo. Dybala, forse il Ramsey nel primo tempo. Dybala superbo, sontuoso, ma sempre senza tiri, senza niente. Senza, dalla mia parte si dice non c'era sugo, non c'era il sugo, non c'era il sugo, il sugo. Tante belle cose, il tunnel, non tiriamo mai in porta, non si verticalizza,
Non verticalizziamo! Me lo dite che cazzo di squadra è una squadra che non verticalizza! Signore, sono disgustato veramente, sono disgustato. Ripeto, salvo solo il risultato e sinceramente abbiamo buone probabilità di andare in finale, perché sono un po' decimati per il ritorno. Ammonizioni che comunque, che non mi scassino il cazzo in chat, perché vi aspetto in chat subito a tutti i denigratori del cazzo, che le ammonizioni su Hernandez, su Ibrahimovic, tutte sacrosante. Qualcuno era forse simile all'arancione più che al giallo. Ma ripeto, indipendentemente da questo, abbiamo fatto cagare! Onestà intellettuale, abbiamo fatto cagare! Così non si va avanti, ragazzi, fino alla fine.